Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo a metà settimana e la Juventus sta facendo proprio in questo istante le visite mediche ad un nuovo acquisto. Andrea Cambiaso, arrivato dal Genoa, ne abbiamo parlato ieri, trattativa che coinvolge anche Radu Dragusin e ora mettiamo qua in attesa sulla riva del fiume e cerchiamo di osservare e capire se Cambiaso farà parte della rosa della Juventus anche l'anno prossimo oppure no. In tanti mi hanno commentato il video di ieri sera dicendo sinceramente non capisco, non si potrebbe semplicemente tenere Cambiaso o tenere Pellegrini o tenerli entrambi. Probabilmente tenerli entrambi sarebbe un azzardo, perché mi piacerebbe più che altro valorizzare il calciatore che viene individuato dalla Juventus come quello che è disposto a sacrificarsi di più e quello con più prospettiva, quindi quello con più talento. Non mi piacerebbe dover tarpare le ali a uno dei due. Allo stesso tempo non mi piace nemmeno cercare di non valorizzarne nemmeno uno, perché la permanenza di Alessandro e la cessione di entrambi, tra l'altro Pellegrini interessa anche all'estero in Premier League e Cambiaso in prestito, non ti permetterebbe appunto di valorizzare nessuno dei due giocatori, ma semplicemente di ritrovarti con Alessandro. Ma questo è un discorso che abbiamo già affrontato mille volte, in questo momento sono soltanto chiacchiere e non possiamo fare nient'altro, possiamo semplicemente fare le nostre teorie, le nostre relazioni, sperare che almeno uno dei due possa rimanere, perché davvero abbiamo bisogno di qualcosa di più su quella fascia lì. E attenzione, perché ieri ne ho riportato anche in uno short, in un TikTok, in un reel, chiamatelo come volete, ormai i video corti hanno mille nomi diversi a seconda della piattaforma dove vengano caricati, ma osservando l'allenamento della Juventus su YouTube abbiamo visto i primi movimenti con il pallone e due squadre da 10. In una delle due squadre da 10, quindi senza portiere, abbiamo avuto una linea difensiva composta appunto da Alessandro largo a sinistra, Cuadrado largo a destra, Bonucci centrodestra, De Ligt centrosinistra, davanti alla difesa Locatelli, mezzala di sinistra Paul Pogba, mezzala di destra Weston McKennie, ala destra Angel Di Maria, ala sinistra Moise Kean, punta centrale Dusan Vlahovic. E che cosa succedeva? Si sviluppava tanto il gioco sulla destra con Cuadrado, Di Maria e McKennie, movimenti sempre a cercare l'1-2, la sovrapposizione o anche la palla in profondità per poi metterla al centro. E al centro arrivava Pogba che tagliava molto vicino alle spalle di Dusan Vlahovic, quasi come se fosse una seconda punta, quindi un attaccante aggiunto Paul Pogba, e Moise Kean che arrivava a chiudere sul secondo palo per ovvie ragioni, ma quindi un'ala sinistra finta, se vogliamo, che potrebbe giocare molto molto vicino a Dusan Vlahovic, che fa il perno, l'attaccante centrale, il giocatore che scaricando il pallone fa girare tutta la squadra. E attenzione che questo si sposa perfettamente con quello che ci ha sempre mostrato Massimiliano Allegri, per un motivo: Pogba mezzala di sinistra andrebbe semplicemente ad allargarsi non possesso con Di Maria che scende e si fa tutta la fascia in fase di non possesso con Kean e Vlahovic che rimanga là davanti. Questo si sposa perfettamente, l'unico dubbio che avevo era inerente a Angel Di Maria, ma a quanto pare Allegri lo vuole lì sulla fascia destra, magari proprio con lo stesso Cuadrado, per sfruttare tanta spinta verso destra e gli inserimenti verso sinistra. Questa sembra essere la prima idea di Massimiliano Allegri di 4-3-3 con Pogba e Di Maria. Attendiamo, vediamo che cosa accade ancora in queste ore di mercato, anche perché la Juve, per quanto mi riguarda, non può assolutamente aver concluso il calciomercato, e anzi in questo momento è una squadra, è un cantiere aperto, non è squadra oggi. Abbiamo una decina di giorni prima di partire appunto per gli States, dove mi aspetto una squadra quanto più pronta, perché oggi ragazzi è il 13 di luglio, ok? Significa che tra 32 giorni giochiamo, assolutamente scendiamo in campo prima di campionato. Ora inizierà le amichevoli estive e nelle amichevoli estive ovvio ci saranno delle formazioni un po' raffazzonate fatte su, ma è necessario andare nella direzione di avere una squadra quanto più simile, vicino a quella che scenderà poi in campo titolare la prima di campionato col Sassuolo. Potrebbe essere questa, quella che vi ho appena detto, però c'è da lavorarci su. E allora vi dico, ma Nicolò Zaniolo dove viene inserito all'interno di questo contesto? Perché per forza di cose dobbiamo cercare di incastrarlo nel 4-3-3. E allora vi dico che molto probabilmente potrebbe prendere il posto di Weston McKennie e trovarsi con Di Maria e Cuadrado a creare quella catena di destra molto importante nello sviluppo del gioco, dato che sulla sinistra abbiamo la finalizzazione, sulla destra abbiamo la costruzione. E Zaniolo lo vedo lì, in quella posizione lì, se dobbiamo incastrare in un 4-3-3, per forza di cose, a meno che non si butti poi dentro le spalle di Vlahovic, ma abbiamo visto, almeno in questi primi istanti e seguendo questo binario di ragionamento, che è Pogba, quel giocatore che si muove
dal centrocampo e arriva tra le linee, in zona di rifinitura, in zona di conclusione, per cercare di riempire l'aria il più possibile. Ovviamente immaginarsi più gol dei centrocampisti, degli inserimenti delle mezze ali, per me è una manna dal cielo, perché sono cose che sono mancate tantissimo all'interno della Juve degli ultimi anni. Ma perché vi parlo di Nicolò Zaniolo? Ho aspettato fino all'ultimo e in questo momento provo proprio a refreshare un attimino, perché stavo seguendo, dato che la Roma gioca appunto contro il Sunderland proprio in questo momento, ci sono le formazioni ufficiali e ancora una volta Zaniolo parte in panchina. 3-4-2-1 per la Roma di Mourinho, Perez, Shomurodov e Sharawi. Questo è il tridente. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma parte in panchina anche Tammy Abraham, parte in panchina anche Mancini. Sì, è vero, non ci sono, non sono titolari in questa formazione. Però ieri Zaniolo è partito per il Portogallo insieme alla Roma con l'idea in testa probabilmente di lasciare il ritiro il prima possibile, perché ragazzi, ci sono altre polemiche. Ora sapete bene come la penso, gli indizi social io non ci credo e sono sempre cose molto lanciate lì, sono cose difficili, sono cose che tante volte vogliono tirare, incastrare, c'entra niente. Però ieri è successo qualcosa di importante lato fronte Zaniolo. Perché? Perché su TikTok, e mi fa ridere dover parlare di calciomercato facendo riferimento a TikTok, ma una pagina della Roma ha pubblicato un video in cui Dybala e Zaniolo erano i protagonisti, cioè se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, e ovviamente se ti lascia Zaniolo è l'altro più bello Dybala, perché l'offerta dell'Inter ancora non è conclusa e quindi la Roma spera di poter chiudere Paolo Dybala come erede di Nicolò Zaniolo, una cosa di cui si è parlata tante volte, l'ha detta anche più volte Totti durante questa stagione, tra l'altro Totti che ha divorziato da Ilari Blasi da pochi giorni e sembra essere una notizia di mercato, perché ho visto che se ne è parlato da tutte le parti, video su video, articoli, news e robe strane. Però Totti tante volte ha detto: oh, aspetto Dybala, addirittura gli do il 10 dovesse venire. Ma perché è importante questo TikTok? Perché la sorella di Nicolò Zaniolo ha commentato questo TikTok e vi lascio qua gli screen in sovraimpressione, ha lasciato due commenti che vi ho evidenziato e sono assolutamente da prendere in considerazione per un motivo, perché non è il classico indizio social. Qua abbiamo una ragazza, una bambina forse di 17 anni, quindi ancora minorenne, che commenta un TikTok di una pagina romanista, tra l'altro senza nemmeno capire il senso, perché lei stessa dice: è inutile offendere mio fratello solo perché se ne vuole andare. Queste sono cose pesanti, cioè il video non era offensivo, i commenti della pagina non erano offensivi, lei li ha visti come offensivi e ha detto: non offendete mio fratello perché se ne vuole andare. Questa è importante perché è una conferma da parte di una persona molto vicina a Zaniolo all'interno del suo stesso nucleo familiare che c'è del malcontento all'interno di Zaniolo e che sta spingendo per essere ceduto. Non significa la Juventus, questo mettiamolo in testa, però attenzione che questo significa effettivamente che tra Roma e Zaniolo c'è qualcosa che non va. Zaniolo, abbiamo detto l'altro giorno, ha saltato la prima amichevole stagionale Roma-Trastevere. In questo momento, nella seconda, in Portogallo, ha saltato questa, che è la prima amichevole importante, se vogliamo, contro una squadra importante, e non c'è Zaniolo. Ancora una volta non c'è Zaniolo. Quindi, ragazzi, monitoriamola questa situazione, perché mi ricorda terribilmente un'altra trattativa con la Roma che abbiamo tenuto in piedi qualche anno fa, un paio di anni fa, e cioè quella inerente a Edin Dzeko. Ora eravamo più avanti, eravamo a fine mercato, era già iniziato il campionato. Dzeko non parte titolare in una gara, mi pare con l'Hellas Verona, forse col Chievo, no, con l'Hellas Verona. La Roma la pareggia 0-0, quella famosa partita che poi la Roma perde a tavolino per chi era Diawara, perché avevano sbagliato a mettere l'anno di nascita. In quella partita Dzeko non parte titolare. Perché? Perché lo dava molto vicino alla Juve in attesa solo delle visite mediche, poi la Roma non riesce a concludere con Milik, non trova l'incastro, non riesce a trovare il sostituto, tiene Dzeko, la Juve va su Morata. Ma lì era stato confermato assolutamente che Dzeko e la Juventus erano in trattativa, si stava parlando per tesserare Edin Dzeko. Tra l'altro poi la prima partita di Morata è proprio contro la Roma di Dzeko, che gioca a titolare quella partita lì dove pareggiamo 2-2, doppietta di Vertu su rigore, credo doppietta di Ronaldo, una delle più strane partite, non dico brutte perché era la seconda partita di Juve di Pirlo, ma strane passatemi il termine, con un Cuadrado terzino sinistro, una roba
po' particolare che poi Pirlo non ha riproposto per fortuna. Ecco, una cosa che mi piace pensare rispetto, se vogliamo, al passato, e per passato intendo le ultime due stagioni dove non sono arrivati i risultati, è che la formazione provata ieri da Allegri è una formazione sana, cioè è un 4-3-3 puro, che difende 4-4-2 con una semplice scalata. Niente di fantascientifico, anche quest'anno avevamo parlato di centrocampo storto e di... No, anche perché è ovvio che dobbiamo poi attaccare 4-3-3, cioè servono giocatori che là davanti riescano a darti lo spunto, cosa che magari quest'anno non avevamo, assolutamente, può essere una chiave di lettura, ognuno la vede a sua volta, ma quest'anno è mancato troppo. E pensare che la Juventus ora possa avere Di Maria, che lo spunto te lo dà, Pogba, che ti dà fisicità, inserimento e quello che ti pare, ma anche lo stesso Zaniolo, che possa essere un giocatore da inserire almeno nella rosa, poi non so se partirà titolare, non so se giocherà effettivamente mezzala, non so nemmeno se arriverà la Juventus. Ripeto, quello che vi sembra di vedere oggi è una tavola apparecchiata per la Juventus con Zaniolo che fa il diavolo a 4 con la Roma per andare via, e questo sicuramente non piacerà ai tifosi della Roma, ma una Juventus che inizia ad avere un'idea di come deve essere messa in campo. E per quanto io non veda Zaniolo come ala, come mezzala destra, molto più come ala destra, ecco che invece Allegri magari lo vuole in quella posizione perché secondo lui ha delle caratteristiche di costruzione interessanti, e quindi sarà una Juve che attaccherà tantissimo a destra, si inserirà tantissimo a sinistra e poi si compatterà creando due linee da quattro. Può essere un'idea, l'importante è farla bene, l'importante è avere ben chiaro che cosa si vuol fare, l'importante è avere ben chiaro come si vuol mettere in campo la squadra, l'importante è avere ben chiaro che giocatore serve, con quale caratteristiche, in quella determinata posizione. E quindi vi dico, può essere Zaniolo la mezzala destra della Juventus di Allegri? Può essere Zaniolo il prossimo acquisto della Juventus dopo Cambiaso, che è il terzo acquisto di questa sessione? Può essere tutto. Aspettiamo e vediamo. Sicuramente la situazione legata a Zaniolo è spinosa, sicuramente a Roma non sono contenti di quello che sta accadendo, sicuramente la Juventus proverà a chiudere la trattativa, poi da qui a dirvi che ci riuscirà, vi ho fatto l'esempio di Dzeko, è stato abbastanza lampante, poi la Roma ha detto di no e si sono chiuse le porte, quindi attenzione che non sempre tutti gli indizi, anche se apparecchiati, portano alla conclusione definitiva.